La mia riflessione è semplicemente una riflessione sui malintesi, perché noi oggi abbiamo assistito ad un malinteso. La nostra richiesta di pesare la rappresentatività e le deleghe è stata letta come un ingabbiamento di altre questioni, cioè è stata letta come una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica. Hanno confuso il sindacato con il partito, in particolare il sottosegretario. Mi dispiace che sia andata via, perché avrei voluto chiarire con lei l'esigenza del sindacato autonomo e della capacità, come ha detto Marco Nigi, del sindacato stesso di rappresentare i propri iscritti. Fino a quando non usciremo da questo circolo vizioso, fino a quando gli accordi come quello firmato il 28 giugno continueranno ad essere una ripetizione degli accordi esistenti, nulla cambia. Giorni fa, quando l'accordo è stato firmato, è stato detto un accordo storico. Ma come ha rilevato il segretario generale, questo accordo storico è identico agli accordi precedenti, che di storico non hanno avuto nulla. Quindi il mio intervento era semplicemente una riflessione su i malintesi politici, su paure che non hanno un sostegno reale. Grazie per il suo intervento e per la sua riflessione.